Ciao Glitters e bentornati sul canale. Oggi nuovo episodio della famiglia LOL. Avremo due new entry. Una di loro attirerà l'attenzione di Mike. Siete pronti? Vediamo come va la storia. Ragazzi! Oh! Mike, non posso crederci, sei già sveglio? Oh sì, mamma, è che stamattina abbiamo le prove per il concerto di Natale. Ah, ecco, questo spiega tutto. Anche qualcun altro ha le prove per la recita di Natale, vero? Oh sì, la recita di Natale, voglio fare l'angioletto! Tu, l'angioletto? Perché non sono un angioletto io? Devo ricordarti il disastro che hai combinato ai capelli alla lezione di pittura? Uffa, avevo il permesso della maestra. Sì, certo. Beh, comunque tesorino, se ti impegni, Paris ti darà la parte dell'angioletto. Va bene, mamma! È Natale! Sarai un angioletto super stonato. Parla per te! Su, non litigate. Ma Melanie, insomma, devi ancora svegliarti? No. Oh no, ma è tardissimo! Buongiorno, Melanie. Melanie. Scusa, Glitter, arrivo subito. Ok. Ciao, Glitter. Oh, buongiorno, Mike. Melanie stamattina ha fatto tardi. ti dirò, mi meraviglia di più il fatto che tu sia in orario. Spiritosa, carotina. Io ho le prove per il concerto natalizio della scuola. Sai, la mia classe ha indirizzo musicale, quindi ci occuperemo noi dello spettacolo. Wow, davvero, farete un concerto, che bello, non vedo l'ora. E tu, cosa farai? Oh, beh, onestamente ancora non lo so. Potrebbero farmi cantare, oppure potrei suonare la chitarra, insomma, vedremo. Tu verrai al concerto di Natale? Oh, sì, certo che ci sarò. Non me lo perderei per nulla al mondo. Ecco, brava, anche perché le mie compagne di classe spaccano. Io veramente non vedo l'ora di vedere Mike suonare. Eccomi, sono pronta! Oh, finalmente! Scusa, Glitter, stavo facendo un sogno bellissimo. Berrò il mio biberon strada facendo. Andiamo! Bene, ragazze, gli inviti per la festa sono pronti. Nel pomeriggio andremo a darli anche alle altre LOL. Anzi, magari dividiamoci i compiti, ok? Oh, certo, Marin, magari io e Candy nel pomeriggio potremmo andare da Alice. Molto bene. Melanie, tu invita Mike. Digli che se vuole può portare qualche sua amica LOL. Oh, sì, ricevuto. Poi io e Marin nel pomeriggio andiamo alla boutique LOL per scegliere gli abiti per la festa. Qualcuna di voi vuole venire? Oh, sì, sarebbe fantastico, grazie DJ. Bene, Glitter, allora dopo che saremo andate a consegnare l'invito ad Alice, andremo alla boutique LOL. Daisy, perché non vieni anche tu? E io? E perché dovrei venire? A me sembra un'ottima idea, Daisy. Non puoi venire alla festa vestita così, forza, almeno un po' di luccichio ci vuole. Concordo con Siwa. Buongiorno ragazzi, tutti ai vostri posti. Dunque, mi hanno appena informato che una delle altre classi organizzerà un concerto natalizio. È una classe a indirizzo musicale, quindi insomma faranno degli spettacoli molto molto carini. Wow, che emozione. Io ho saputo che suonerà Mike, quindi sarà un concerto stupendo. Oh sì, esatto, JJ, suonerà anche il fratello di Melanie. Veniamo al punto, visto che siete così creativi, ho pensato che sareste perfette per occuparvi della scenografia del concerto. Sono sicura che farete un ottimo lavoro. Glitter, affido a te il compito di capo squadra. Mi raccomando, deve brillare tutto il palcoscenico. Bene, felicissima che abbiate accettato. Iniziamo la lezione di oggi. Ma noi veramente non abbiamo detto niente. Vuoi dire che non saresti in grado di farlo? Organizzare un concerto natalizio. Signora maestra, noi qui organizziamo party molto più complicati. Perfetto, ottimo. Confido nel vostro lavoro. Sono sicura che stupirete tutti. Oh, mamma Rin, hai idea dell'impegno che ci vorrà? Certo, ma lo faremo tutte insieme, ci riusciremo e faremo vedere all'altra classe di che pasta siamo fatte. Insomma, non mi va che i riflettori siano puntati solo su di loro, dobbiamo contribuire anche noi. Glitter, come mai non mi sembravi così entusiasta dell'idea della maestra?
Già, anche a me è sembrato molto strano. A te piace tanto creare e dipingere? Ma no, è che davvero, ragazzi, creare le scenografie per un concerto, insomma, non è una cosa facile. Non lo so se... Ferma, ferma, ferma. Non a inventare scuse. Lo sappiamo quello che succede. Che cosa succede? Tu hai paura di dover lavorare a stretto contatto con Mike. Oh, sì, è vero, non ci avevo pensato. Se lavori alla scenografia, dovrei stare lì quando Mike farà le prove. Oh, andiamo, Glitter, non ti facevo così, fifona. Glitter e Mike preparano il concerto. E poi magari si danno un bel bacetto. Yeah! Smettila, Candy. Forza, andiamo da Alice a darle il suo invito. Pff, è più cotta dei biscotti della mamma di Melanie. Eh già. Melanie, tu che sei la sorella di Mike, dovresti indagare un po' sui suoi sentimenti comunque. Ci vediamo dopo. Non è così facile. Oh, guarda, Glitter, sono già tutte qui. Oh, e tu chi sei? Ma ciao, piccolo patatino. Oh, lei è Goldie, il mio pony. È davvero bellissimo, GJ, complimenti. Ragazze, avete visto quante cose nuove sono arrivate? Oh sì, Marine, sembra tutto stupendo, non vedo l'ora di provare qualcosa. Ciao ragazze, ci sono anch'io, scusate il ritardo. Oh, Melanie, volevo proprio te, ho una cosina da farti provare. Ta-da! Su, va a provare questo. Oh, vado subito. Bene, allora ragazze, fra poco conoscerete delle mie aiutanti. Queenie e Rosie. Rosie è la sorellastra di JJ. La sorellastra? Ma non ne avevi mai parlato, JJ? Mm? Oh, è perché è la figlia della compagna di mio padre, la mia matrigna. E non lo so, non mi sta molto simpatica. Abbiamo gusti completamente diversi. Poi, sai, lei è una che viaggia sempre, scopre il mondo e si sente superiore a tutti. Anche tu ti senti superiore a tutti? No, Candy, io sono superiore a tutti, è diverso. Ah, certo, certo. Marine, che cosa ne dici di questo? Mi piace tantissimo. Una tuta? No, non se ne parla proprio. Vieni con me, forza, venite tutte con me nei camerini, ho un abito per ognuna di voi. Quindi ci sceglie lei gli abiti? Ah, su, via Daisy, facciamola divertire, lo sai quanto ama fare queste cose. D'accordo. Signore, iniziano le prove per gli abiti della festa! Prima fra tutte, la nostra Melanie! Non mi convince, manca qualcosa. Perfetta! Wow, in effetti mi sento stilosissima! Stai benissimo, Melanie! Proposta numero uno per Candy! Sì, devo dire che mi piace molto! Si abbina tutto al mio corno di unicorno bellissimo! Ed ora una delle più difficili da accontentare! Daisy! Devo ammettere, Marina, che hai fatto un buon lavoro! Mi piace tantissimo! Wow, Daisy, ma sei... sei bellissima! Oh, Marine, questa volta ti sei superata! Lo so, sono brava! E ora, Glitter! Non lo so, a me non convince moltissimo. No, in effetti non ti rappresenta molto. Sarà per l'animalier? Ci devo pensare. E là, Marine! Oh, siete arrivate finalmente! Ragazze, lei è Queenie e si occupa delle decorazioni per le mie feste. Oh, non so se lo sapevate, ma è la sorella di Alice. Ciao a tutti, finalmente vi conosco, è un vero piacere. Piacere nostro, Queenie. Oh, ciao anche a te, tesoro. Lei invece è Rosie, la sorellastra di JJ. Tanto piacere, ragazze. Ma dov'è la mia sorellona? Ciao, Rosie. Oh, sorellona. È un piacere rivederti.
Sì. Beh, ma che bei vestiti. Scommetto che c'è lo zampino di Marin. Esatto, cara. Esatto. Tu in particolare hai uno stile che spacca. Wow, grazie, Rosy. Sei molto gentile. Ehi, Melanie, dobbiamo andare. Si è fatto tardi. Tu hai finito, ma... Glitter, che cosa hai combinato? Io niente, ci stavamo solo provando qualche vestito. Sembri mia madre. La cosa più brutta che una ragazza possa sentirsi dire dal ragazzo che le piace. Sembri mia madre. Comunque non avrei scelto questo. E poi non sono affari tuoi. Oh, tu devi essere Mike. Sì, e... Tu sei? Non ti ho mai vista qui, altrimenti me lo ricorderei. Sì, te lo ricorderesti. Io sono Rosy. Piacere. Se non sbaglio, tu sei nella mia classe. Sul serio? Eppure non ti ho mai vista. Ah, sì, è perché io viaggio sempre tantissimo. Ma diciamo che per quest'anno dovrei dedicarmi di più agli studi, quindi ci vedremo molto spesso. Beh, mi fa davvero piacere, Rosy. Anche a me, Mike. Wow, ma fra quei due volano scintille. Sembrano piacersi molto. Moltissimo. Scusate ragazze, io mi cambio e vado a casa. Mi sono ricordata che ho delle cose da fare, scusate. Glitter, aspetta. No. Uffa, poverina. Allora tesori, com'è andato lo shopping? Bene, ma sono molto stanca. Vado in bagno e poi mi metto a letto. Che cos'ha tua sorella Mike? Ah, non lo so. È da quando siamo tornati che si comporta così. Non mi ha rivolto nemmeno una parola, valla a capire. Vabbè. Allora buonanotte, cari. Buonanotte. Melanie. Si può sapere perché ce l'hai con me? E hai anche il coraggio di chiedermelo? Ma che ho fatto? Ti rendi conto di come hai trattato Glitter? Non solo l'hai presa in giro, ma hai anche flirtato con quella Rosy. Oh. Ma io scherzo sempre con Glitter e poi... Ehi, io e lei non siamo fidanzati. Lascia stare, Mike. Ma... Io... Cioè, Glitter non prova niente per me. Perché dovrebbe offendersi se parlo con un'altra LOL? Buonanotte, Mike. Ah, chi vi capisce? Buonanotte. Bene, Glitters, il nostro episodio finisce qui. Fateci sapere qual è stato il look che più vi è piaciuto. Io ho adorato quello di Daisy. E soprattutto cosa ne pensate della nuova arrivata, che sicuramente creerà un po' di scompiglio. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, cliccate qui per iscrivervi al canale e qui per non perdervi tutti gli altri video dedicati ai vostri giochi preferiti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!